Ed eccoci ritrovati su Big Tro Texair, ragazzi. Oggi abbiamo una canna da ultralight, come potete vedere. Adesso ve la Spinning, facciamo ovviamente. vedere. Questa qua è la canna. Allora, una canna in fibra di carbonio, come potete vedere. Vabbè, qua c'è un mulinello che è della Colmix, bellissimo mulinello. Senza l'S. Colmix, ho detto. Colmic. E Colmic, Ecco, ok, va bene. perfetto. E nulla, come potete vedere, questa qua è un gulp che ho usato, diciamo, prima della chiusura della pesca, come abbiamo la metto qui. E è una canna bella, molto leggera. Si sentono tantissimo le trote, anche soprattutto le mangiate, si sentono perfettamente. E questa canna è la Daiwa. Poi vabbè, qua abbiamo, come potete vedere, un retino. Il retino bisogna sempre averlo quando si va a pescare, per chi volesse ovviamente fare il catch and the release. E che dire, un guadagnino non gommato, però diciamo è plastica molto leggera, quindi non graffia la trota. Comunque fatto molto bene come guadino. Preso in armiere fuselli a Villa Dalmè. Noi poi diciamo la merce la prendiamo tutta lì, in Sì, armiere fuselli chiaramente. di solito, soprattutto le canne, i cucchiaini mino o altri accessori, le prendiamo sempre lì. Sì, È anche ripieghevole questo. a questo qua anche quello pieghevole, È questo un qua infatti come ferro. potete vedere si piega e vabbè, Ora cioè, che stiamo a sì, parte. ecco, bravo. Perfetto. E nulla, adesso lascio la parola a lui Allora, e vi spiegherà un attimo qui gli altri accessori. abbiamo un retino in pratica in cui si mettono dentro le trote quando le voglio lasciare tipo nel fiume perché sennò dopo iniziano a puzzare, marcise, che cazzo ti pare. Poi abbiamo qui Fallo un vedere bene questo qua perché altro retino Bioser comprato su Amazon. a poco prezzo, siamo sempre Sì. intorno a quanto? Più o meno ai 15 Sì, 15 euro circa. euro circa. È un manico, c'ha il manico telescopico, sì, Sì, telescopico si dice, telescopico. Sì, perfetto. quindi è regolabile anche questo, Si può diciamo che allungare. ok. Va bene per pescare la carpa, la trota, un po' tutto Sì, alla soprattutto fine. il lago perché dato che è regolabile ed allungabile, diciamo, È cassa può interfaccia. arrivare dappertutto come guadino retino. C'è anche dei bei colori qua. Questa fascia qua mi piace molto, sembra quasi quelli delle trote, Sì, no? fatto bene però, cioè, nel senso per 15 euro ne vale Sì, davvero spesi la pena. bene. Poi vabbè, che dire ragazzi, è un prodotto, ripeto, preso da Amazon, pesa poco. Palesemente leggendo Sì, infatti, te. vabbè, pesa poco come retino in sé. Non è ripieghevole questo, però ovviamente perché cioè non E è che lo adeguano. nulla, l'unica pecca, ripeto, è quella che non si può, cioè, fino a un certo punto questo qua non si può più chiudere, come potete vedere, cioè, fino a qua non si chiude più. Dopo, vabbè, si allungherà da qui in poi, però. A portarlo in giro se hai la macchina così è comodo, ecco. Invece a differenza diciamo di questo qua, questo qui te lo metti a tracolla, vai a pescare, anche quando vai a pescare a mosca prendi la tua trota, la rilasci, fai il catch and release e subito la ributti diciamo sul fiume. E nulla, vabbè, questa qua abbiamo detto, abbiamo fatto vedere la canna da ultralight, i vari retini che abbiamo acquistato su Amazon. E anche questo qua davvero un retino molto bello secondo me. Semplice anche. Semplice perché vabbè, quando che ne so, per chi volesse, dico, portare a casa le trote, cosa fa? Mette dentro le sue trote qui dentro, le metti qui dentro. Ovviamente non i 10 centimetri come quelli delle Ovviamente non di 10 commedie. centimetri, ma di misura, No, perché ecco. magari. Perché dopo magari c'è gente che lascia perdere alcuni commenti in passato. Madonna. E vabbè, nulla, le metti qui dentro, ovviamente che rimangono, ripeto, a misura e vabbè, rimangono a fresco e non vanno, diciamo, tra virgolette, a perdere il loro valore, perché la poi vabbè, anche nel mangiarle così il sapore in sé cambia se stanno in giro per tutta giornata. E nulla, qua abbiamo fatto vedere i vari retini. Qualcosa da aggiungere, non so. Allora, diciamo, secondo me, se va avanti bene questa serie, che facciamo anche un po' di like e tutto, che piace, possiamo anche continuare con vari altri unboxing. Tipo fare, per adesso questo è il secondo episodio, però potremmo farne anche
non lo so, una dozzina e più. Sì, no, se vi Dato che la piacciono. pesca è anche chiusa. Sì, infatti, perché purtroppo adesso la, ragazzi, la pesca è chiusa e qui di campi cani invernali ce n'è solo uno qui in valle, ovvero il Bracca in Valserina, e purtroppo ce n'è solo uno. Quindi se fanno delle gare qualcosa rimane dentro e qualche video si può fare, Magari però chiamiamo il Carrara. Può magari con Simone Carrara, il nostro vecchio tornare. amico, andremo con lui e sicuramente qualcosa tireremo fuori, dai. E nulla ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate like, come sempre, commentate, Iscrivetevi. iscrivetevi e un saluto dal team XR ragazzi. Ci vediamo alla prossima, raga. Ciao! Ciao.